Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Ma che piacere la Gianna. Ti ritroviamo con piacere, Martina, Gianna. Ciao. C'è 17:08 minuti e c'è già un messaggio. A voglia. Pinocchio, sto andando a fare la spesa. Serve qualcosa? Fattami avere la lista. Martina, ti serve qualcosa per la ricetta di oggi? Guarda, amore. Vale, ti serve qualcosa da dire al posto degli ingredienti che dice la Pina per la ricetta di oggi? A goda. Guarda, apriamo con la ricetta. Stasera. Mi serve un po' di verdura mista e un po' di farina, ma abbiamo tutto, per cui vai serena, raggiungici perché apre la Ciringhita. Siglo! Ciocca e buonasera Mary J. Perché appena entri in Ciringhita una roba da bere fresca te la fai. Sì, ti arriva subito in mano proprio. Sì. Un venticello, una frescura, si sta bene. Ragazzi, nottata non facile. Sapete. Sì, sì. Avete sentito su queste frequenze. Esatto, io Milano, ho passato proprio un'oretta con gli stracci ad asciugare l'acqua che entrava in casa. Per cui insomma. È stato spaventoso perché era imbizzarrita, era molto 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 arrabbiata. Anche delle sue ragioni. Sì, io con tutto che proprio per questo motivo la serata in Ciringhita le voglio proprio rilassare. Sì. Abbiamo ospiti internazionali, abbiamo roba da cantare insieme, da ballare insieme. Sì. Costumeria, preparati perché da un momento all'altro cambiano tutti i look, veniamo, balliamo vestiti tutti uguali, poi via ci si ricambia, insomma, un da fare anche stasera che levati. Tra poco ricetta subito. Sì. Che altro? Perché questa cosa di aver dormito poco, di un po' di ansietta. Io 2 o 3 me li bevo, meglio fare base. Brava. E stasera faccio una roba che va bene per fare base. Ottimo. Poi bravissima. Abbiamo da studiare, oggi c'è geometria. No, palle. Ragazze. E non ci geometria. Si può giustificare. Sì, no, ma no, perché non è un compito, non è un'interrogazione. Gossip, Vale. Sì, meno sì, male. Belli, anche mi sa, belli. Pepati, Pepatissimi. Meno male. Dai. Parlo anche del tuo animale preferito. L'elefante non è il suo preferito, lei ha un brutto rapporto. No, è che loro non mi loro mi percepiscono anello debole della catena e per questo mi molestano. Sì, vabbè, pace, ma io gli voglio bene lo stesso. Hanno la pelle molto secca, è vero. Cominci così, no, poi loro sai che si ricordano tutto. Lo so, ma mi ricordo anch'io, però mi ricordo molto bene anch'io. Comunque cominciamo, dai, mettiamo subito una canzone e poi ricetta. Tiro fuori gli ingredienti. Vai. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:14, Radio DJ, ho messo il grembiale, Brava. Il grembiale, faccio la ricetta. Faccio una ricetta che non ho né mai fatto né mai assaggiato. Ma come l'ho visto, ho detto, mamma che buono, non vedo l'ora di farla. E la farò a breve. Intanto credo che l'unico qui dentro che l'ha assaggiata veramente è Diego, perché è una ricetta sarda. In realtà non l'ho assaggiata neanche io, perché non è delle parti della famiglia di Pier. Ok. Perché sai, la Sardegna è a mille variabili, quindi certo. Cocco è il pane. E questo è cocco e birdura, sarebbe. È un pane di verdura, non è poi realmente un pane perché non è lievitato, però è uno sformato, ecco, forse è la cosa più simile. Ok. Comunque, ci vogliono delle verdure. A scelta? Allora, qui io andrei sempre con le verdure della stagione. Zucchine. Sempre, ragazzi, dai. Dai, cioè, sì, più o meno. Perché poi vedete che le stagioni, cioè a furia di. Però queste sono quelle ricette che si capisce che vengono da una cucina povera. Per certo. Cui le verdure che ci sono ci metti. Qua io quello che vi propongo è zucchine. Abbiamo messo la ricetta su Pinocchio DJ con le dosi. Zucchine, una cipolla, dei pomodori, delle carote. Poi c'è chi ci mette i funghi, per esempio. Certo. Io ho visto tante, cioè sotto questo coccoio ho visto un sacco di ricette diverse, proprio perché le variabili un po' quel che è in frigo. Sì. Okay. Poi ci vuole la farina. Io userò quella integrale perché mi piace quella. Ma integrale di grano?
Sì, sì, sì. Però una, secondo me le farine vanno un po' bene tutte, okay, perché ci si discosta dall'integralità della, della ricetta stessa, magari. Ma noi non siamo la mai interpretiamo. Cioè la farina. No, noi qua siamo per le farine integrali, mai le ricette integraliste. No, sì, sì, esatto. No, per gli integralismi non ci siamo. No, mai. No. Olio extravergine d'oliva, un po' di sale e un po' di pepe. Allora. Niente uovo? No, zero. È molto asciutta. No, non è molto asciutta, vale, perché vuoi fare polemica? Vuoi fare già? Guarda, pensate che era una delle poche ricette che lei sarebbe in grado di fare, perché è veramente semplice. Premunitevi di tanta acqua da bere. Lavate le verdure, sì, ok? Ma questo è. E le grattate, quindi le carote, le zucchine, le grattate con la grattugia grossa. Ah, ok. Allora perdono il liquido loro. Se me la fai dire, provo a spiegarti come si fa. Poi parte la stessa cosa con la cipolla, la tagliate a rondelle sottili, i pomodori magari anche loro tagliati a cubetti, okay, a pezzettini piccoli, e aggiungete, mettete tutto dentro nella stessa scodella, crudo, sì, ok? C'è anche per esempio chi ci mette le patate, secondo me ci stanno molto bene. E poi se le fai con la grattugia così, così fini. Perché tutto si cuoce contemporaneamente, quindi non è che devi prima cuocere le verdure e poi... La menata. Okay. Allora, messo quello, metti l'olio, quindi le condisci, metti il sale, perdono un po' dell'acqua e quindi le impasti con le mani e perdono i liquidi. Quel liquido ovviamente non buttatelo perché serve per amalgamare poi la farina. Viene un impasto a quel punto, okay, ok? Che viene steso su una teglia con una carta forno sotto. Sì. Messo in forno mezz'ora ed è pronto. Si può mangiare caldo, si può mangiare freddo. Tipo un po' un mattoncino di Malta, cioè fai una. Però molto morbido. Però è molto morbido, perché le verdure sì, certo, cioè, capito, è la grattato, per esempio c'è anche chi ci mette sopra il parmigiano, visto, o comunque buono, un po', però è buono anche plain così, sì. Bisogna essere bravi a mettere il sale giusto, queste robe qua, però poi usata come base per metterci sopra un formaggio fresco, degli affettati vegetali, sì, o poi di carne. Se è un po' insipida ci metti il sale sopra, sì, beh, sì, è buono anche il sale grosso sopra, buono, c'è chi l'ha fatta con sopra i semi di sesamo per fare di un po' di crosticina più scorchiarella, certo, però ha una faccia pazzesca e secondo me da portare in spiaggia anche fredda è top. Buona. Dicono una ricetta sarda senza pecorino, non credo. Allora ragazzi, non fatela, vi chiedo una cortesia, non fatela. No, sì, vale. No, io non l'ho mai fatta. Vale, sai, la fai con l'uovo? Io quindi un ovetto, un rosso, mettilo, d'uovo glielo mettilo, metto. Io uno te lo tiro. Ce l'ho qua, cosa faccio? Oddio, che ridere. È buona, mi è piaciuta. La farò per andare al mare. Ma con tanta acqua, però, Tanta acqua e mettici l'uovo, mi raccomando, Valentina. Sì. Va bene, scusa, guarda chi c'è, Vale, che sta salendo sul palco come ospite internazionale. Aspetta che non lo vedo, non riesco a riconoscere. Bussa. Ah, ho capito chi è allora. Chi è? Non bussa coi piedi. Justin. Justin. Tutti in pista, dai, si balla. Sì. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. È stato commovente perché ci siamo messi tutti in cerchio e la Mary J in mezzo ha rifatto il suo saggio di pop davanti, sì, a tutti. Brava. Che era proprio su queste note. Brava Mary, eh? Justin le ha chiesto se vuole seguirlo in tour. Non ha un tour, però ha detto se riparto ti chiamo. Sì. Lei ha detto sì. Che bello, che bei momenti. Ciao, vedete? Justin. È andata. No, sì. Tanto no, perché non lo teniamo qui a bere, che poi fa stupidaggini. No, vero, poi... Vale? Ma adesso che mi ricordo, Justin torna, no, e ti si offre qualcosa. No, quelli piglia la sbronza triste e comincia a parlare di lei, solo lei. Ma quando vai, quello si sbronza e limona con le tipe. Dipende. E la Vale è lì per quello, è appostata. O fa così o fa cos'ha. È cecchina stasera. Allora, vi faccio sentire un po' di audio arrivati. Sì. Pagoda a tutti, io vorrei tanto venire alla Cinghita, ma ho preso un colpo d'aria e c'ho tanto, tanto male alla spalla. C'è un massaggiatore alla Ciringhita così posso venire? Allora, massaggiatori ce n'è di ogni tipo. Sì. C'è o massaggiatrici, c'è, ora vediamo cosa c'è oggi. Osteopati, fisiatri, aspetta, come si chiama? Fisioterapisti. Sì, medicina olistica. Ce n'è per quello tutti che vi va. I gusti. C'è anche il planoterapeuta. Sì? Ciao ragazzi, sono la Fabi.
Niente, possiamo fare la festa del 18° di mio figlio alla Ciringhita? Direi sì, vero, sì. Dai, balliamo, sì. Mette la musica, cantiamo. Sì. Però Fabi, sì. Fabi, cioè se vuole lui, perché non è che gli imponi la quello, festa contro perché la sua lei volontà. Dice, lo porto lì così ce l'ho sotto controllo. Qui non è al sicuro, come ti puoi ben immaginare. Non è il posto migliore. Ecco. Dopodiché parti a bomba la Ciringhita! Brava, ragazzi, mi piace che troviate così l'entusiasmo, sì, lo qua spirito. Dentro tanta gioia ma anche tanto dolore. Da quando lunedì avete ricordato che è l'ultima settimana, io ad ogni partenza di Pinocchio piango come se fosse glielo diciamo noi. No, tutti i giorni. No, tesoro, dai. Ma guarda, allora vi sembra, perché poi quando vediamo tregua, comunque un pochino di respiro. Un po' mi piace anche a voi. Sai quei tre, una testa tre sere. Dai, andate a farvi dei giri. Per ritrovare la voglia di desiderarsi. Esatto. Dai, allora ripartiamo. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Benvenuti alla Ciringhita. Sulle mani, ragazzi. Su, su. Ti voglio vedere sudare. Grande. Ragazzi, una sudata con questo. Erano tutti in pista. Ciocca Biotto in console. Una roba successone. Datti una regolata. Gente che ballava occhi chiusi. Proprio. Dai, per Ciocca. È giusto, è giusto. È sempre ben speso per sì. Allora, arrivano le tendenze. Tendenze estate. Ho preso un articolo dal Corriere, Corriere.it, che ci racconta quali sono gli accessori. Quest'anno? Di quest'anno. Okay. Mi piace anche che il Corriere si occupa delle tendenze estate. E la Vale. Quali sono gli accessori del new look maschile dell'estate? Vediamo che estate farò. Allora. Telo a strisce, sottile ad asciugatura rapida, tinta unita o a strisce, da utilizzare per stendersi, ma anche e soprattutto indossato su una spalla. Ok. Beh, vabbè, quello, comunque a strisce, credo, a strisce rainbow abbiamo qualunque oggetto in redazione, perché Io ce l'ho proprio, li attiriamo quel tipo di gadget. Valentina, ce l'ho bianco e carta da zucchero. Bellissimo. Perfetto. Ok, quindi questo ce l'hai. Me lo copierai? L'ho già comprato, che mi è arrivato l'altro giorno. Che nervi, vero? 4 metri di asciugamano. Ho comprato. Ma lei con le misure online un po'. Però, vabbè. Scarpa. Allora, se si va in barca, mocassino scamosciato con gommini. Ma noi siamo poveri. Allora, infradito. Infradito. Non lo metto. No, per il lino, le infradito. Io metto i sandali tecnici, sì. Borse. Ironia. Giocate con l'ironia. Siete spiritosissimi. Ma questo non è paga mai, no, cioè, mai. Quindi vai sicuro. Non mi ha mai pagato l'ironia, mai. Le shopping bag. Le shopping bag sono sempre delle ottime alleate. Di tele leggere, meglio ancora. Quelle uso. Ne hai milioni anche quelle. Perché sono quelle che se poi si perdi. Anche rainbow, se vuoi. Sì, tra l'altro. I lacci porta auricolari sono l'accessorio dell'estate. Urca. Ma portate. Anche Ciocca ha tirato sul crapino. Sì. Portati per chi ama ascoltare la musica o i podcast in spiaggia, ma portati su un completo diventano un complemento al look. Così è un momento di silenzio, c'è stato quasi terrore. Siccome ho due orecchie strane dove entrano gli auricolari ma escono, soprattutto da un orecchio, cioè non si incastra. E poi te lo impianto fisso. No, allora io ho degli auricolari che hanno il filo, proprio un cordoncino loro, perché sono quelli con la tenuta dietro l'orecchio, dietro il padiglione. Sì. Vabbè, metti quelli. Quindi ho già un filo, diciamo, va bene? Ciondoli che si intravedono sotto una camicia. Ce li hai. Tipo questi? Tipo quelli, anche catenine van bene. Foulard, sei la regina. Su quello non lo frega. No, tra lui e il marito hanno due armadi, 4 stagioni solo di foulard. Ma l'ho scritto io questo articolo. Chiudo con quel filo di perle. Ah, beh. Le perle da uomo continuano a riscuotere consensi di tutte le dimensioni. Allora, ce le ha mio marito, non me le presta. Ma non si prestano. Ho capito, allora cosa sei sposato a fare, però? Scusa, fammi fare un per giro. Per comprarti le perle tue. Sei grande, un filo di perle, te le puoi comprare. Posso uscire un momento? Prendi le piccoline, però. Vado in Sharpie, va bene lo stesso, le compro lì. Va benissimo. Ok. Chiuso? Chiusissimo. Bello, mi piace, dai.
Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:42 minuti in Radio DJ. Benvenuti alla Ciringhita. C'è quell'aria spumeggiante di gente che vuole svangare un po' la giornata. Eh beh, direi. C'è quell'aria anche di voglia di celebrare. Perché? Perché comunque è l'ultima settimana di Pinocchio. Poi chiudiamo per l'estate. Ognuno può venire in Ciringhita quando vuole, sì. Sa che ci trova idealmente, sì. Ok? Poi comunque ognuno ha le giornate che ha, le cose, sì, intorno a noi non sono esattamente sempre le migliori possibili, almeno no. Qua celebriamo. Qua stiamo bene, stiamo sereni. Sì. Per esempio, argomento, anche perché è il momento della costumeria. Sì. Tra poco andiamo tutti in costumeria, perché in Ciringhita ci piace a un certo punto, avendo un ospite internazionale, omaggiarlo, sì, vestendoci tutti come l'ospite e poi ballando, facendo delle coreografie tutti insieme nella, sì, pista grande della Ciringhita. Allora, è un po' sulla bocca di tutti in questi giorni perché esce il suo libro e ha pubblicato un singolo. Sì. Stiamo parlando della regina indiscussa, di cui c'è la gigantografia appesa, fissa in Ciringhita, perché è musa ispiratrice, Britney Spears. Sì, amore. Il libro esce a fine settembre e il singolo è uscito venerdì scorso. Esatto. È questo. Fatti tuoi, è un, sì, po' il concetto, no? Sì. L'ho ripetuto più volte, diciamo che... Se qualcuno non avesse capito... No, dice, ma... solo questo. No, no, dico, se qualcuno non avesse capito il concetto, cioè lei vorrebbe dire a tutti, mind your business. Sì, ma poi... e lo dice. Lo dice. Tante volte. Sentiamo un attimo. Mind your business. Non mi dispiace per niente. No, lui no, però. È Will I Am, dai. No, però... Beh, suona, mi esce tutto sangue da un orecchio. Noi però ci piace celebrare i successi del passato, sì, e quindi balleremo tutti insieme, perché lei sarà in Ciringhita stasera, sì, unica data nel mondo, lei da sola fa solo pezzi vecchi. E la omaggiavo con Toxic. Come, allora, ci vestiamo? Allora ho chiamato Alberta Ferretti, mi ha mandato tutte le divise all'Italia che aveva fatto, poi all'Italia chiuso. Beh. Quindi non le ha usate più nessuno, quindi abbiamo le divise che aveva fatto lei, uomo, donna, tutte le taglie, abbiamo tutte le taglie, poi abbiamo la costumeria con le ragazze e i ragazzi. Perché la costumeria, io voglio fare quel raccolto aggiustano. Da hostess, capito? Puoi farlo, tra l'altro, che era previsto, legando col foulard. Bello! Della compagnia di bandiera che facendo avevamo. Una frangetta molto pettinata. Bello, quindi come volete. Sì. Insomma, questo è. E metto la gonna al ginocchio, vale? Anch'io gonna al ginocchio, per Britney. No, l'abitino? No, gonna al ginocchio e tacchetto. Sì. Però ragazzi, ve lo dico perché la divisa lo prevede, la calza quasi contenitiva. Colpo di scena per tutti i carrellini per fare dolce e salato. Certo. Ce n'è quanti ne volete, ok? Anche per le dimostrazioni della cintura di sicurezza. Sì, abbiamo tutti, i giubbotti, sì, salvagenti. Tutto, abbiamo tutto, raga. Sì. Chi non vuole mettere le cose, almeno il foulard lo può sventolare. Sì, è fazzolettata, un attimo. Vai. Prego, pronti. Alla Ciringhita. Britney Spears! Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. No, vabbè. Io ho commossa le lacrime perché poi la Britney, che stava cantando qua live alla Ciringhita, ha tirato su Diego e hanno fatto la coreografia insieme. Bravi. È stato bellissimo. Un onore, è stato bellissimo. Una che si realizza, sì, poi sì. Bravo Diego, la sapevi perfetta, sì, lei gli ha fatto l'occhiolino, è stato un momento bello. Rilassiamo un attimo. Dai, perché mi ha scosso. Andiamo in zona Amache e ci consigli un libro. Dai, sì, lo trovate su Pinocchio DJ. Allora, a differenza di ieri, in cui vi ho consigliato il libro scritto da uno scrittore che usa molte parole, scrive dei libri corposissimi di concetti, di parole, di sensazioni, a questo giro c'è uno scrittore che invece scrive abbastanza, ma i suoi libri sono di parole poche, scelte. Questo libro in particolare, Harry De Luca, che è anche qua il mondo si divide tra chi lo conosce e chi non lo conosce. Chi lo ama e chi non lo ama, anche perché... Sì, però tendenzialmente, sì, insomma... Sì. Chi lo ha amato poi si legge tutto. Abbastanza, perché ha un modo affabulatorio di tirarti in mezzo. È proprio un raccontatore di storie alla vecchia. Un raccontatore di storie come se fossero orali. E invece per fortuna sono scritte, perché te le puoi anche rileggere, perché sono scritte benissimo. In questo caso si chiama il libro, l'ultimo che è uscito, Le regole dello Shanghai. Immaginate un signore anziano che è in campeggio in una tenda in montagna, nella cui tenda entra a un certo punto una ragazza, e tutto. Entra senza dire ciao
e chiede aiuto, chiede ospitalità. E parte un dialogo tra di loro sul posso stare? Come ti chiami? Non te lo voglio dire. Molto scarno, in cui queste due persone si raccontano delle cose, lei sta nella tenda e pian piano, mentre si raccontano capitolo per capitolo, si conosce la loro vita, tutto ciò che ha preceduto quell'incontro in cui lei, che è una Sinti, sta scappando da un matrimonio di quelli organizzati dalla famiglia, dove lei doveva sposarsi, è scappata, e perché vuole costruirsi il suo destino. Lui, che è giovane, lui è un signore anziano che fa l'orologiaio, ha fatto l'orologiaio tutta la vita in Svizzera, e insomma è un dialogo tra due persone, due età molto diverse, in una situazione allucinante perché è molto rarefatta questa cosa del campeggio, sembra tutto, il dialogo è molto bello, lo scambio tra di loro, tra punti di vista rispetto alla vita, tra le costruzioni, i tipi di culture su cui si costruisce la vita, e poi c'è un finale a sorpresa perché lui non è ciò che sembra. Posso dirvi altro? Sì. Volevi dire orologiaio, vero? Sì. Lo so, Madonna, purtroppo io purtroppo da quel momento in avanti non ti ho più ascoltato. Perché tu hai detto orologiaio e lei, io lo so, deve automaticamente. L'Enrico Beruschi che c'è in te. Credimi, non è cattiveria, è più forte di lei, sì. È un collegamento che lei fa e orologiaio. Com'è che era? Orologiao, orologiao, Margherituccia. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Gente in delirio, la cantata tutta, porte, finestrini aperti. Avete fatto bene. Certi acuti che ciao. Con lo strozzo, Bello ragazzi. Ah, che bello. Che bello, che benessere, che allegria. Ecco. Purtroppo alle 18.07 prendete il sussidiario, il momento dei compiti. Non delle ce l'abbiamo. A pagina 90. Problemi, la paura. Problemi di perimetri. Allora, qualcuno l'ha cantata in spagnolo. Bravo. Quelli che si prendono quelle libertà. Mi una citazione di una serie che vi consiglio, che si chiama La casa de las flores, che trovate su Netflix, serie messicana con Veronica Castro, dove vedrete chi canta a un funerale maledetta primavera, maldita primavera in spagnolo. Ma andiamo ai triangoli. Ok. Ricordiamo. Dobbiamo scrivere o disegnare? Allora, i triangoli li possiamo distinguere in relazione agli angoli, e abbiamo i triangoli rettangoli, isoscele. No. Rettangoli. Rettangoli. Come? Acuti. No, triangoli, non rettangoli. Triangoli, scusate, triangoli in relazione ai acuti, agli angoli, acutangoli, rettangoli, ottusangoli. In relazione ai lati invece abbiamo il triangolo isoscele. Isoscele, che com'è? Non lo so. Isoscele, io lo so. Due là. Stai calma. Sì, veramente, datti una fiammata. Sei gasata. I due, cioè la base, cioè il pavimento. Il pavimento è chi se ne frega. Perché? Il tetto invece ha i due lati sono uguali. Sì, che si chiamano Cateti. I cateti. Te l'ha scritto? No. Cateto, cateto, quello sotto. Sono quelle cose che so senza saperle. Ipotenusa. L'altro triangolo è ipotenusa. Equivalente. Ma guarda che si sente. L'altro ipotenusa. Equilatero. Che vuol dire che con ha tutti e tre i lati uguali. Una barca. Ma la dobbiamo disegnare o dobbiamo scriverla? Dovete stare zitte. Una barca. Io la disegno. Anch'io, dai, più facile. Ho detto zitte. Una barca a due vele, uguali, okay, a forma di triangolo isoscele, con la base di 4,6 metri. Aspetta, isoscele qual era? Appunto. Aveva fatto la gasata. Fatto casino, Vale. La base di 4,6 metri. Va bene, ok. E il lato di 5,3. Ok. Però con le virgole, dai. Il suo proprietario vuole rinforzare i bordi delle vele con un nastro. Quanti metri di nastro dovrà comprare in tutto? Cioè, cos'è che vuol fare? Il perimetro. Il perimetro. Dai. Il perimetro. Però facciamoli senza virgole, dai, se no è difficilissimo. Ah, quindi viene un quadrato alla fine? No, un rettangolo? No. No, lui fa l'orlo. Triangolo isoscele. Tu hai un lato che è
5,3 e la base 4,6. Quindi, essendo un triangolo isoscele, cosa devi fare? Base per altezza diviso 2. No, ragazzi, è il perimetro. Ci arrivate col ragionamento. Sommarelle. Ah, dobbiamo sommare, fare. Ok. Allora, avete più. Com'è il triangolo isoscele? Con due non me lo ricordo. Con due lati uguali. Ortola. Due lati uguali. Sì. No, quindi 4,6 più 5,3 più 5,3. Allora, 6, 0, 3, 3, 6, 2, 8, 5, 5, 10, 1 qua, 14,86. No, ma 15, no. Tu hai fatto un conto strano, vale, 15,2 metri di perimetro. Ma sei brava, è brava, glielo sta scrivendo Mary J, ti vedo. Però tu hai fatto 4, 6, 3, 6, quindi poi hai messo 8. Prossimo, per il perimetro di un campo di grano turco. Un altro... Che ne sai tu di un campo di grano turco? Silenzio. Il perimetro di un campo di grano turco di forma rettangolare è di 1,2 chilometri. 1,2 chilometri. La base di quel campo misura 200 metri. Ok. Dovete fare l'equivalenza. Quindi... Quanto misura l'altezza? Allora. Come? Allora, il perimetro è 1,2 chilometri, quindi sono... Non è il perimetro. Sì. Sì, quindi sono 1200 Scusa, metri. Hai detto perimetro. Il perimetro. Le perimetro. Sono, questa la so io. 1,2 chilometri. 1200 metri. Hai fatto l'equivalenza. La base? La base misura 200 metri. Come si calcola? Ce n'è due. Il perimetro. Ce n'è due di basi. Quindi sono meno uguali. 400 metri. 1200 meno 4. 0 meno 0, 0, 0 meno 0, 0. 12 meno 4. Fai piano che sbagli lì tu. 12, 11, 10, 9, 8. 800 metri diviso 2. Gli altri due lati 400 metri. E allora un quadrato? No. Ah no, giusto, giusto. 200 per 400 per 200 per 400. No, 200 diviso 2. 400 per 200 per più. No, più. Sì, nel senso 200 più 400. Madonna, grazie Ciocca. Sì, dai, era l'ultima, lezione di l'ultima ripasso di geometria. Facciamo i gossip, poi ho bisogno proprio di ritraccarmi. Domani facciamo inglese. Oh yeah, geometria è una roba. Brava però. Catete, ipotenusa. Brava. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18 e 15 minuti, Radio DJ, dai, un po' di gossip. Allora, è nata la coppia dell'estate. Ah, sì. Loro sono Irina Saic, la supermodella ex compagna di Bradley Cooper. Sì, quella strafiga. Quella strafiga. E lui è Tom Brady, giocatore di football americano, ex di Giselle Bündchen. Giselle e Tom sono stati insieme tipo 15 anni. Sì. Un paio di settimane fa, forse qualcosa di più, un mesetto fa hanno ufficializzato il loro divorzio. E l'altro, e già lui sta con un'altra. No, lui limonava in macchina con Irina. Ma che, dove si sono trovati? Tipo alle Soho House, quei posti lì? Perché... non lo sai che non lo so. Non lo so. Strano. Scusate, ma cioè io sono io che ancora ti faccio delle domande, ma perché? No, so soltanto che a un certo, cioè primo avvistamento è stato di lui che in macchina la va a prendere all'hotel Bel Air di Los Angeles e poi la porta a casa sua e poi la mattina dopo la riporta all'hotel di Bel Air e poi l'altro giorno limonata in macchina sotto casa di lui, che dice vabbè limona a casa, no? Vabbè, vale, ma scusa. C'è proprio il video, l'ho visto anch'io. E scatta la passione in quel momento, sono i primi momenti, Giselle non c'è rimasta benissimo. Beh, Però sono lasciati, si sono lasciati, sì, però dici dai un attimo. Quella roba lì, dai. Non è che tu non devi stare con nessuno, non farti vedere, però, cioè non fare che io ne parli poi a Pinocchio. Però c'è anche da dire non che la Vale ne parli. Questo è il concetto. Comportati in un modo che la Vale non ne parli. Anche perché la Vale non ne parlerà in maniera precisa, questo è certo. quindi capisci, se va a San Diego. Rosalia la cantante. Come mi piace, come piace brava. Molto. Lei il 24 marzo scorso aveva ufficializzato il fidanzamento con Rauw Alejandro, che è sua collega cantante, col quale ha fatto anche un singolo che è uscito proprio in quella data lì. E singolo con un video pazzesco di loro due che si baciano ovunque, così hanno detto ci sposiamo e oggi hanno comunicato ufficialmente in maniera congiunta che le nozze non si faranno. Lei in tutto questo è in vacanza in Italia, nello specifico a Roma. Che va
vacanze romane. Vacanze romane. E che ne saccio? Non lo so. Però puoi dire di essere maliziosa. Sono molto maliziosa. Bravo, molto maliziosa. Adesso la prossima ospite della Ciringhita, perché vi dico, ultima settimana di Ciringhita, spariamo ospiti a pallettoni proprio. Sì. Lei è già pronta, è backstage. Sì, lei è protagonista di un gossip freschissimo. Io l'aspetto, la ballo perché è un pezzo meraviglioso. La ballo con le bolas, però. Le bolas? Quindi, sono? Lei le usava in un video, no? Anche le... Quelle corde con in fondo delle palle, che sono delle armi. Ah, ok. Sì. Quindi ho bisogno di molto spazio. Sì, allontaniamoci. Non le so usare, tra l'altro. La versione di Valeria Marina ai tempi di Circus, quel reality con le bolas infuocate. Ma è una perversione la mia. Ok. Allora, lei ha compiuto 54 anni ieri, le abbiamo anche fatto gli auguri. Sembra mia figlia. È J-Lo. È uscita la notizia per la quale, allora, suo marito Ben Affleck girerà Deadpool 3 insieme all'ex moglie Jennifer Garner. Orca. Che interpreterà proprio l'innamorata di Ben Affleck. Oh no! Dicono che J-Lo abbia fatto firmare un contratto alla casa di produzione del film e a suo marito, che prevede che J-Lo possa arrivare sul set 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza preavviso. Mamma. Dice che impone. Quasi che non la farei esibire, però ormai è qua, ha pagato il trucco, una fortuna. Sì. Impone che non ci saranno interviste promozionali congiunte o servizi fotografici di coppia. Nessun tipo di socializzazione tra l'ex marito e l'ex moglie, che tra l'altro hanno dei figli, sul set. Infatti, secondo e poi, me è una palla, anche secondo me, dai. E poi Ben Affleck è obbligato a tornare a casa subito dopo aver finito di girare. Filare! Non la sto aspettando con le bola. Oh, vieni e canta bello. Per noi, la Ciringhita ti ama! Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Io mi sono tirato una bola in un occhio. Aia, allora, mi sono fatta male. Volevo fare la ganatta, mi sono fatta male con le bola. È stata bravissima. Vai, Diegone! Vai, la madrugada! Madrugada! Toda la smadrugada! Olè! Oh, ragazzi! Oh, che bueno. Ciao! Arriva la Ciringhita! Che carica! Mamma, come mi piace! Ragazzi, buonasera! Ma c'è per caso un servizio navetta per andare alla Ciringhita? No, perché io è tutto il giorno che guido. Avevo voglia di venire, però. A costi, scendi e sei già qui. No, ma se, non devi guidare. Non devi guidare, cioè dove sei? Sei, apri la porta e entri. Sei arrivata. Vale, si sono conosciuti a un matrimonio in Sardegna, Irina e. Ah, Irina e Tom Brady? Sai che l'avevo anche letto e l'avevo anche rimosso. Praticamente sembra che adesso mi è tornato in mente. Allora, matrimonio in Sardegna, lei lo vede, dicono le cronache, non gli leva gli occhi di dosso. Beh, perché. È un bel ragazzo, beh, che lei cos'è? A me lui sinceramente, proprio ve lo devo dire sinceramente, fuori dai denti, sì, hai sempre fatto così. Non mi fa impazzire, sinceramente. Lo cerco, dai, poi così lo guardo. Poi per carità. Che passa di qua. Ma vabbè, ma certo. Ma anche se non fammelo rivedere, va, che magari Vale. Vale, no, perché... ti voglio fa dire vedere. Che sei pronta a cambiare. No. No. Beh. No, ragazze, cioè. No, no, va bene tutto, cambio idea, cambio idea, ritiro. Cioè, ritiro, mi piace, vai. Mi piace, lo faccio. Vado, ultimo messaggio. Durata poco. Ciringhini, preparo il mio lettino da massaggio e vengo a farvi un massaggio con l'olio di cocco. Ho amato su tutto il corpo. Ho amato completamente Ciringhini. Sì, come massaggini e Ciringhini. Fa benissimo. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Che meraviglia, ragazzi. Mamma. Bisognerebbe fare una playlist pubblica che dal titolo Vai Diegone, con tutti i pezzi che ci entusiasmano. No, ma i pezzi della Ciringhita vanno bene tutti. No, qua, è una roba, oggi poi c'è proprio un bel clima. Qua c'era una scalinata enorme, c'erano 80 ballerine venute da tutto il mondo. Gogo Boys con quei vent'anni di piume enormi. Ma l'hai visto chi c'era nella mischia? No. Chi c'era? C'era RuPaul. Ah, ecco chi era il tono così. Hai capito? Ma la Ciringhita è un via vai, È un continuo. No, ma non, non hai tregua. Non hai tregua. No. Non hai tregua. A proposito di non aver tregua. Andiamo, dai. E carico. Calda i motori. Andiamo al Baby Club che la Vale fa. Il mondo animale per i bambini e le bambine. Ciao bambini! Ciao bambine! Caldi oggi.
Scappate, scappate. Come tirano la roba? No. Io sono in assetto da guerra con gli scudi. Hanno raccolto delle conchiglie grosse. Allora, oggi vi parlo di elefanti. Allora, è un animale stupendo. È un animale bellissimo. Stupendo. Vi posso dire tre curiosità e poi vi do la notizia del giorno. La proboscide dell'elefante conta 50.000 muscoli. Porca. E nessun osso. Fanno male, spingono. Sono forti, sono le proboscide. Sono fortissime, ragazzi. Io a Pechino Express ho combattuto con sei e non mi hanno dato pace. Non sanno saltare. Ti buttano in terra, Con la proboscide, no? Spingono. Spingono proprio. Sono sia destrorsi che mancini. Cioè, ci sono quelli destrorsi e quelli mancini. Proboscide? No, con le zampottole. Coi piedini. Piedini. I branchi di elefanti sono guidati da vecchie elefantesse. Eh sì. Con giovani elefanti maschi che formano la loro piccola crew. Sì. E stanno un po' in disparte, poi quando si innamorano si avvicinano alle ragazze e via. Matriarcale, il mondo elefantico è matriarcale. Ok. Gli elefanti si prendono cura dei loro morti e praticano dei rituali per le vecchie carcasse. Che ricoprono gli elefanti che sono passati a miglior vita, così si dice, con fiori, rami, e ogni tot li passano a trovare e li accarezzano con le zampotte. Che pena. Quello che si è scoperto. Quello che si è scoperto oggi, che risponde alla domanda: ma come fanno a farsi bastare il cibo e a non litigare tra loro quando vanno a mangiare? Perché un elefante mangia 150-170 kg di vegetazione al giorno. Tipo me. Le mandrie scontano circa 100 elementi. Dici, ma com'è possibile? Non è stato facile capirlo, anche perché loro generalmente mangiano di notte e quindi era difficile individuare un'erba piuttosto che un'altra, cioè una foglia piuttosto che un'altra. Hanno analizzato una foglia, se parliamo di tonnellate. Tonnellate, però brucano di qua, brucano di là e prendono il cespuglio. Ma non brucano gli elefanti. Con la sono ruminanti. Ruminano di qua. Ma non so. Vabbè, dai, prima che i bambini ci hanno fuori. Analizzato le loro cacche e hanno scoperto che ognuno di loro ha un suo menù personalizzato. Cioè ogni giorno di quei 150-170 kg sono composti di erbe varie in percentuali varie a seconda del proprio gusto, ma anche del proprio stato di salute. Hanno mangiato la ricetta della pina di oggi. I coccoi. Hanno preso solo le zucchine. Piaciute solo le zucchine. E le elefantesse incinte. Ragazzi, quello che faccio io agli elefanti piace. È noto. Certo. Con l'età cambiano i gusti, gli piace di più il dolce. Vabbè, è giusto. Questo per dirvi. Sapete cosa disse l'elefante al suo amico che voleva raccontargli una barzelletta? Dimmi, sono tutto orecchi. Hai finito, salta su. Oh, che freddura. Finché sono per paralizzati. Abbiamo orecchie grandi. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:42 Radio DJ. Allora ragazzi, di nuovo in costumeria. Questa settimana è l'ultima. Però, sì, una fatica, lo so, Diego, però ringraziamo le sarte e i sarti che ci stanno dando una grandissima mano. E i truccatori, perché la Ciringhita, abbiamo i truccatori e le pettinatrici e i pettinatori di tali e quali. Tra l'altro abbiamo i costumi di tali e quali, i costumi della Scala e vari costumi anche abbiamo di media, abbiamo anche i costumi del cantante mascherato. Stupendo. Oddio che bello. Sì. Una la facciamo con quelli. Sì. Dai, stupendo. No, ora però facciamo a tema, perché se ne parla ormai da 30 anni che quelle si devono riunire. È 30 anni che stanno insieme. Le Spice. Le Spice. Allora, non c'è una settimana in cui la Vale non ci dà l'annuncio. Però a sto giro ve l'ho detto io. Ieri Victoria ha cantato al karaoke un pezzo delle Spice e ha detto: questo è solo l'inizio. L'anno prossimo meno male, fanno 30 anni. Mica tanto bene. Fanno 30 anni di reunion. Lei compie 50 anni. Allora, si ritroveranno. Aspettava di fare i 50 anni. Aspettava la cifra tonda. Ragazzi, la non trovano però mai un accordo. Perché lei in non voleva. Via del tutto eccezionale, performeranno adesso qui. Ok, in Ciringhita, perché ovviamente in Ciringhita hanno detto: beh, potrebbe essere un po' se il concerto prova prima del grande tour. La zero.
La Zero, bravissimo. Allora, costumeria, per il brano che stiamo per sentire, abbiamo fatto una ricerca. Sì. Loro sono tutte vestite di nero e verde, nelle varie nuance sì. Di verde acido, verde fluo, verde viola bottiglia. E porpora anche, a un certo punto. Io ho trovato solo nero. No, c'è anche il viola. Sì. Però allora, però intanto autunnali. Ognuno decide che spice è. E beh, allora, la Sporty Spice è Mary J, per forza. Ok. Tu sei... Io sono... Ginger, sì. Che è poi, come si chiama? Jerry Halliwell. Tu, vabbè, Victoria. Dai, faccio Victoria. Diego, Ciocca, cosa sei o sei tu? Mel C o sei Baby Spice? Sei Baby Spice. Sì. Sapevo che Baby Spice. Ma poi serio? Serissimo, ma senza ombra di dubbio. Ma ridi. Io faccio Mel C. Bella. Ma io ti vedo come Mel C alla fine. Sì, guarda. Anche come modo, come di intendere la vita proprio, Sì, poi comunque Eddie Murphy me lo sarei fatto. per dire. È l'affinità. Per allora, dire. Io metto tubino e cappottone. Io ho un cappottino stretto, fit, e uno stivale sotto il ginocchio. Tu Ciocca hai gli stivali viola? E io invece ho... Ah, io ho la minigonna verna, donna. Io ho come si chiama, quello spolverino, però allacciato solo sopra. Come romana, lungo fino ai piedi, verde acido. Boh. Sì, top, pantalone a vita bassa e Mary è, sì, è sportiva. Sì. La Mary è Lella che va funghi, sì. D'altra parte. Perfetto. Allora ci siamo? Pronti. Sì, possiamo cominciare? Dai. Eccole le ragazze! Ognuno si veste come vuole. Sono informissima. Andiamo, sotto il palco. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Beh, ragazzi, allora, io le ho trovate in forma. Sì. Si capisce che puntano molto sugli effetti speciali. Hanno portato in Ciringhita 2 milioni di finte lucciole che sì. sono sparse. Adesso le portate via con però, questo ragazzi. Questo buio. Sì. Ma le seguono. Cioè, bellissimo. Al colpo d'occhio era tanta roba. Però se posso dirla mia, ragazze, non prendetevi così sul serio. Cioè, un po' di ironia. Cosa fanno, Diego? No, lo so, però è tardi. Dai. Capito. Io l'ho trovata tardi. Convincenti, sinceramente. Il che siamo a posto così, allora. Infatti. C'è, un po' sarà la canzone, che comunque, no, una ballad così. C'è già gente un po' con la malinconia, ci scrivono, ultima settimana, però ragazzi ci siamo stati. Siamo stati sguaiati da settembre. Ma poi ragazzi, improvvisamente, non facciamo proiezioni, non siamo mai stati capaci, viviamoci il momento. Lo so, però quella cosa che sei l'appuntamento, no, della giornata, però del resto cosa dobbiamo fare? Niente. Prendiamoci una pausa tutti senza riflettere. Facciamo così. Esatto. Ovviamente che mi prendo una pausa per riflessione, sì. Diamoci una pausa e non riflettiamo. Dai. Ci si ritrova poi con calma a settembre, no? Non è un falò di confronto. No, settembre. Non abbiamo video per voi. No, è non quello, c'è neanche cioè un sereni, video per voi. Sereni. Totale serenità. Dai. Poi qualcuno dice scusate, oggi non ho molto partecipato, sono arrivata in Ciringhita, mi sono addormentata sul cuscino. Amore, eri stanca. Ti abbiamo vista, hai fatto bene. Eri stanca, ti non abbiamo fatto, fatto piano. Ecco, questo no, Marco, non abbiamo mai. Fatto piano per niente, però. Qualche messaggio. Dai. Pagoda ragazzi, stasera ho bisogno di una Ciringhita rinforzata. Ciringhita tutta la vita. Ciringhita tutta la vita. Ciringhita tutta la vita. È un attimo. Ci accendete come delle micce. Ragazzi, sto preparando la caraffa di pigna colada. Arriviamo io e Anna. Vai ragazzi. Veloci. Ho un paio di freddure sugli elefanti. Tanto oggi. Fra l'altro è inutile stare qui a dirvi che pantaloni indossano gli elefanti. A zampa d'elefante. Vale. Madonna. È inutile dirlo. Ciao Pinocchi. Ma è contenta però. Sapete cosa dice un elefante aprendo la porta del frigo e trovando solo Coca-Cola? Elefante. È bello perché le dice male e rovina quelle degli altri. È un servizio completo, sì. Che offre la Male. Oh, che bello. Però se possiamo pensare che la Ciringhita è un grande luogo della mente, volevo salutare la Giulia che ci scrive. Sì, niente di più bello che trovare un campeggio in uno dei punti più a nord della Norvegia e ascoltare voi sotto una doccia calda dopo 4 giorni persa in Lapponia. Oh, che meraviglia. Che bei
viaggi, ragazzi. Cosa fai, Vale? Ho caldo. Voi non avete caldo? No, ma dai fogli nel microfono. La menopausa. La menopausa. Che però si sospende. Non, in Ciringhita non dovresti avere gli effetti. No, no, no. Ma, ho ma caldo allora sai solo che io? Forse non è menopausa, ma è il momento di fare un giro di tutti. Sono calda, ragazzi. Ma sono calda. Allora, la Vale, stasera cosa indossi? Poco o niente, perché sono molto 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 calda. Allora potresti scusami, il livello è sempre peggio. Meno male che chiudiamo, vi posso sì, dire. Sì, no, ma infatti. Venerdì è biotta, ve lo dico, eh. Posso suggerire? No, i bambini murati. No, ma anche degli adulti che non gradiscono, sì. Uno si preferisce non vedere. No, volevo ma sai, dirti, gli adulti si fanno una ragione. Le bolas della pila sono ancora lì. Io le prendiamole. Prendiamole. No, facciamo così. Largio allora, bolas. Io vado dietro di lei con le bolas infuocate. Brava. Perché il puccio della tequila e gli do fuoco. Fai la tequila flambé. Bravo. La Vale va in avanti, più svestita che mai. Sì, ho un mini bikini, ragazzi, poi non pensate male, eh. Ho un okay. mini bikini con mini, la cartucciera, mini, mini. Cartucciera di bicchierini e poi le due grandi bottiglie a getto lungo e tutti sotto coi bicchieri, sale e limone li trovate là. Vai Vale, quando andiamo. Eccomi. Io con le bolas. Vai, attenta, Valbuna, attenta con la vicina di microfono, mi avvicino io. Guarda qua, Diego. Fina, stai dietro. Ma spalla sotto braccio. La tequila si infiamma. Tequila, pum pum. Single wings. E anche il traverso. Beh, infuocato. Ho ripreso la cucaraccia di me. Porta fortuna. Ma la Vale mi dà sempre il vermone. Schifo. È il pezzo migliore. Buona suerte, suerte. Oh, già va finita. Bene, sì, è finita oggi. Diego, è finita anche oggi. Chiudiamo, ma riapriamo domani. A domani. Ciao. Pinocchio torna domani alle 17:00 solo su Radio DJ. Pinocchio.